Se state cercando un avvocato, o un designer, o uno stilista, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Alfa Romeo Giulia, il bonus è di 10.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su BluReti News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra Lega 5 Stelle isolano Conte. Ultimatum di Bruxelles, 12 miliardi di tagli. Intesa, più consiglieri esteri nel board. Caos Brexit, la May chiede aiuto a Bruxelles. SoftBank, un IPO da record che vale 23,5 miliardi di dollari. Pechino va all'attacco di Apple. Vado alla sostanza, non alla forma. Parole pronunciate a Milano dal vice premier Matteo Salvini a chi gli chiedeva se il governo fosse disposto a scendere sotto il 2,2% nel rapporto deficit-PIL. L'altro vice premier Luigi Di Maio ha sottolineato che il superamento della legge Fornero e il reddito di cittadinanza sono misure irrinunciabili per il governo. Sarà quindi un lavoro da equilibrista quello che attende il premier Giuseppe Conte sul fronte delle trattative con Bruxelles. La Commissione europea sarebbe disposta a concedere fino all'1,95% per il target deficit PIL 2019, ma questo valore appare ancora ben lontano, almeno a parole, dalle intenzioni della maggioranza politica. Il tempo stringe, la fiducia è sempre di meno. Nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker si incontreranno per la consegna della nuova proposta di bilancio italiana. Il diktat è ormai noto, servono cifre chiare e una serie di impegni credibili e concreti. Solo così Bruxelles sarà disposta a cambiare il proprio giudizio. La consistenza delle modifiche richieste è notevole. La Commissione chiede infatti un taglio di oltre 12 miliardi di euro e per farli non basteranno certamente piccole limature, pena a ritrovarsi il prossimo 19 dicembre con l'esecutivo UE che scriverà nero su bianco i dettagli della procedura, un percorso correttivo che potrebbe durare tra i 5 e i 10 anni. Un consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo con maggiore respiro internazionale rispetto a oggi. È il desiderio espresso in un'intervista rilasciata da Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, che è la maggiore azionista della banca con una quota del 6,79% del capitale. Dobbiamo riflettere sul fatto che solo il 68% dei consiglieri di Intesa San Paolo in scadenza aveva tra le sue competenze un'esperienza internazionale, ha detto Profumo, che ha sottolineato un altro dato. Secondo le rilevazioni della Consob, appena il 7% dei partecipanti ai consigli di amministrazione di società quotate nel nostro paese non è italiano. È un dato insufficiente, ha dichiarato Profumo, che almeno per un gruppo con un respiro internazionale come Intesa San Paolo ha auspicato dunque la presenza di membri del CDA con una notevole esperienza oltre confine. Theresa May prova le ultime mosse per evitare una cocente sconfitta. Il voto in Parlamento sull'accordo su Brexit, previsto per martedì 11 dicembre, è stato rinviato a data da destinarsi. Ho ascoltato attentamente le opinioni dei deputati ed è chiaro che hanno bisogno di ulteriori garanzie, soprattutto sul backstop, ha commentato la May. La polizza di assicurazione per evitare il ritorno a un confine interno con Irlanda è il punto più controverso dell'accordo, ma, ha sottolineato la Premier, è una garanzia necessaria e non esiste un accordo possibile senza backstop, conseguenza inevitabile di una trattativa. Nei prossimi giorni il ministro tornerà a Bruxelles per cercare ulteriori garanzie e avrà anche incontri con leader europei per poi tornare in Parlamento con un testo rivisto. Nel frattempo il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato per giovedì 14 un vertice a 27 sulla Brexit per facilitare la ratifica del Regno Unito e per discutere anche di un eventuale scenario di mancata intesa. Tutto pronto per la quotazione della divisione TLC di SoftBank. Il prossimo 19 dicembre il colosso giapponese della tecnologia farà il suo debutto alla borsa di Tokyo, con un controvalore complessivo dell'operazione a 2.650 miliardi di yen, pari a 23,5 miliardi di dollari. Questa si preannuncia come la più grande offerta pubblica iniziale sui listini giapponesi. SoftBank intende vendere 1,6 miliardi di azioni a 1.500 yen ciascuna, che fanno riferimento alla nuova società chiamata SoftBank Corp.
Il fondatore Masayoshi Son spinge per quotare l'operatore telefonico prima che la guerra sui prezzi sul mercato giapponese delle TLC incida pesantemente sulla redditività di quella che finora è stata la principale fonte di ricavi per il gruppo. L'IPO della divisione TLC rientra anche nella più ampia strategia dei patroni SoftBank, che prevede un progressivo allontanamento dal business delle telecomunicazioni per spostare il gruppo sull'attività di investimento nei settori high-tech a più alto potenziale di crescita e di guadagno. Sempre più tensione tra Apple e Qualcomm sullo sfondo della Grande Muraglia. Secondo quanto annunciato dalla società americana produttrice di microprocessori, un tribunale cinese ha vietato la vendita di alcuni modelli di iPhone nel paese, accogliendo la richiesta dell'azienda nell'ambito della controversia legale in corso con Cupertino. La Corte ha accolto due ingiunzioni preliminari di Qualcomm e ordinato di interrompere immediatamente le vendite di iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, mentre restano esclusi dal bando i modelli più recenti. Si tratta dell'ultimo capitolo di una lunga guerra legale sui brevetti e le royalties tra i due giganti della tecnologia californiana. Da ultima, alcuni mesi fa, è arrivata l'accusa da parte di Qualcomm a Apple di aver sottratto segreti industriali rivenduti poi al principale competitor, Intel. Diamo un grande valore ai rapporti con i nostri clienti, raramente ricorriamo ai tribunali, ma abbiamo anche la convinzione costante della necessità di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale, ha affermato Don Rosenberg, vicepresidente esecutivo e consigliere generale di Qualcomm. Il consiglio del giorno offerto sempre da finanzaoperativa.com quest'oggi è Cairo Communication Buy per Equita con fair value di 4,20 euro in scia l'incremento della raccolta pubblicitaria sulla 7 del 23% a novembre, apertura in mattinata 3,13 euro. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto Banca Generali, mentre ultima posizione per Goldman Sachs. Qui da Blue Rating News è tutto, che il buon investimento sia sempre con voi. Questo programma è offerto da Fidelity International. Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Fiat 500X il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it.